mercoledì 13 alle ore 16 saremo presenti davanti a tutte le sedi RAI delle città ed in particolare a Roma, a Saxa Rubra, così come alla direzione. E invitiamo tutte le nostre militanti, le persone che guardano alla nostra politica con interesse ad essere con noi a protestare davanti alle sedi RAI. Che cos'è questa protesta? È una protesta contro l'oscuramento di cui siamo fatti oggetto, contro quel bavaglio che viene messo a Rifondazione Comunista e alla Federazione della Sinistra, quel bavaglio per il quale abbiamo lottato perché venisse tolto dalla libera stampa e dalla libera informazione. Siamo stati in tutte le piazze per difendere l'articolo 21 della Costituzione. Noi chiediamo al servizio pubblico, ai giornalisti, di togliere il bavaglio a noi e se non ce lo tolgono, come faremo appunto mercoledì, noi ci riprendiamo la parola e protestiamo davanti alle sedi RAI. Una ragione in più per questa nostra protesta ce l'ha data esattamente la trasmissione di Fabio Fazio, cioè Fabio Fazio ha detto ma Rifondazione Comunista non esiste più quando ha scoperto che Raffaella Carrà saluta a pugno chiuso ed è forse di Rifondazione Comunista, ha detto ma Rifondazione Comunista non esiste più. Io penso che non ci sia innocenza in questa affermazione, c'è la colpa di chi non vuol vedere o meglio la colpa di chi vuole nascondere. Per questo non solo chiediamo la rettifica a Fabio Fazio, ma gli chiediamo anche di venirci a trovare e vedrà quante persone invece militano in Rifondazione Comunista, nella Federazione della Sinistra, ci incontrerà in tutti i presidi, in tutte le lotte a difesa dei diritti dei tanti, di quei diritti che vengono appunto negati, il diritto allo studio, il diritto al lavoro. Questa è Rifondazione Comunista. Fabio Fazio dice che non esistiamo più, noi pensiamo invece che non esista più una libera informazione e che non esista più il dovere per i giornalisti e le giornaliste di rappresentare la realtà così per come è. Non si possono nascondere le realtà, altrimenti c'è il dolo e noi questo dolo lo abbiamo individuato. Noi siamo come altri cittadini e cittadine che pagano il canone e noi come altre e altri abbiamo il diritto di cronaca, specie dal servizio pubblico. Per questo pensiamo che ci sia persino, diciamo, un errore da un punto di vista professionale. A questo facciamo appello ad un diritto di cronaca e al diritto ad essere informati anche delle cittadine e dei cittadini. Non accettiamo più questo oscuramento, verremo davanti alle sedi RAI a gridare forte la nostra presenza, a toglierci il bavaglio. Se voi ci oscurate, noi ci faremo sentire e non sarà solo quel giorno. Continueremo ad essere presenti finché il diritto all'esistenza per un partito come Rifondazione Comunista e per la Federazione della Sinistra venga riconosciuta. Non vi chiediamo simpatia. Noi chiediamo il diritto appunto ad esistere all'interno dell'informazione. Questo è il dovere di una buona informazione. Non diamo lezioni a nessuno, ma certo non pensiamo di poter accettare questo oscuramento così colpevole che fa un danno grave ai cittadini e alle cittadine che vogliono votarci. Non si può dire che per il solo fatto di non essere temporaneamente in Parlamento non abbiamo diritto di cronaca. Noi siamo presenti in tante realtà, nelle regioni, negli enti locali, nei comuni, così come nelle province. Ma voi questo non siete in grado di vederlo, non lo volete vedere. Altri partiti, altri rappresentanti di partiti vengono accolti nei talk show pur non essendo in Parlamento. Forse avete diritto anche alle simpatie, ma non avete diritto all'oscuramento. A questo noi ci ribelliamo e per questo facciamo appello a tutte e a tutti a partecipare con noi davanti alle sedi RAI mercoledì 13 alle 16, in particolare a Saxa Rubra, per protestare contro l'oscuramento e per ripristinare il diritto di cronaca. Ci vediamo mercoledì 13 davanti alle sedi RAI.